Il Pescara, nel giorno del quarto anniversario dalla morte di Bubù, il condottiero della Curva Nord ricordato in maniera commovente, offre uno spettacolo scandaloso. L'alibi delle assenze non tiene. La Cavese preferisce giocarsela a viso aperto e porta via tre punti meritati dall'Adriatico. Il 4-4-2 di Cucureddu è quello annunciato. Per Romito è l'ultima gara in biancazzurro da dimenticare. In mediana Dettori e Tognozzi passeggiano senza incidere mai. La partenza non sarebbe nemmeno tanto male, con Petterini che trova il varco per il cross, che però Gessa non riesce a capitalizzare. E lo stesso Gessa poco dopo a colpire il palo con una bella conclusione dal limite. Puoi vedere che è un Pescara diverso dal solito, ma i buoni propositi vengono subito riposti nel borsone. Infatti al 22esimo la Cavese al primo affondo trova la rete del vantaggio. Schetter, il migliore in campo, è imprendibile in azione di ripartenza, traversone preciso per Bernardo che in mezzo a due difensori pescaresi impatta bene e la butta dentro di testa. Fanno festa i 150 sostenitori cavesi al seguito. Deve reagire il Pescara, che trova la forza solo di protestare per questo intervento scoordinato di Maiorano in area. In chiusura di frazione è ancora Schetter ad offrire un buon pallone a Favasuli, la cui puntata viene deviata in angolo. Poi è Gessa a lanciarsi in contropiede e Farina lo ferma fallosamente sulla linea di centrocampo. Solo giallo per il Cavese. Ripresa. Cucureddu decide di togliere Petterini per inserire Sansovini e un amen più tardi spazio anche a Ganci per Gessa. Pescara con quattro punte di ruolo. Nel frattempo la Cavese aveva di nuovo sfiorato il raddoppio con la solita accoppiata Bernardo Schetter. Adesso il Pescara fa solo tanta confusione in campo, si va avanti per iniziative personali, come nel caso del tiro di Zizzari con l'estremo campano russo protagonista. Al quarto d'ora i campani vanno di nuovo in gol. Stavolta Romito la combina grossa, Schetter gli ruba la palla, lo ubriaca di finte e col compasso la mette all'incrocio dei pali dove Pinna non può arrivare. Gol bellissimo. Fuori Carboni, nella mischia pure Bonanni, 26esimo. Artistico cerca ma non trova la deviazione di Sansovini a due passi dalla porta. 39esimo, la gara il Pescara potrebbe perfino riaprirla. L'arbitro Cafari Panico di Cassino concede la massima punizione per una trattenuta in area di Farina. Dal dischetto Bonanni sceglie la potenza e quasi riesce a disarcionare la traversa. Le recriminazioni per l'errore dell'ex Doriano aumentano quanto Zizzari su azione d'angolo accorcia le distanze. 6 minuti di recupero che il Pescara sfrutta solo col missile da fuori di Sansovini. Troppo poco, la Cavese impone il primo stop interno dell'anno ad un Pescara che si becca i fischi copiosi dello stadio intero. E ora via col mercato. L'avvio del Pescara è da spellarsi le mani, sarà anche per una carica nervosa particolare, fatto sta che i biancazzurri spingono forte dal primo minuto. Ganci, schierato a sinistra, è ispirato, salta due avversari e pennella per l'inzuccata puntuale maiellata di Sansovini che si stampa sul palo a chiodini battuto. Ma le folate del Pescara sono destinate ad esaurirsi, anche perché il Lanciano riesce a prendere le misure. Intanto l'arbitro Ostinelli di Como inizia a farsi notare in negativo. Colombaretti ferma così Ganci, niente giallo a dispetto del regolamento. Fa la gara il Pescara che si rivede al 19esimo con la bella azione imbastita da Zappacosta e Petterini, con Chiodini che anticipa Zizzari. Vale la pena segnalare anche la spettacolare rabona di Sacillotto per Sinigaglia. Cresce il Lanciano, pericoloso con la botta dalla distanza di Amenta, alta sulla traversa. Adesso il match viaggia sui binari dell'equilibrio. I frentani alzano il baricentro e tengono il pallino del gioco, pur senza creare grosse preoccupazioni a Pinna. Riecco il Pescara al 37esimo, Ganci per Zizzari, Antonioli è tempestivo nella chiusura. Protestano i biancazzurri sul finale di frazione per una presunta spinta di Antonioli su Zizzari. I ritmi col passare dei minuti abbassatisi diventano addirittura blandi nella ripresa. Nel Lanciano si fa male Sacilotto, dentro Vastola. La cronaca non offre spunti fino alla mezz'ora passata, quando un'indecisione tra Pinna e Petterini stava per costare caro. 39esimo, Gessa dalla bandierina, Mengoni in corna alto. 41esimo, Sansovini illumina la scena. Stop e sinistro immediato, potente, ma un pizzico impreciso. 43esimo, tutto per tutto del Pescara. Zizzari di testa la mette dentro, ma il guardaline sotto la tribuna, Paolino De Rio di Trento, alza la bandierina per segnalare un fuorigioco che fa infuriare il pubblico pescarese.
Le nostre immagini non chiariscono l'episodio. Il Pescara chiude in avanti, ma lo 0-0 non si schioda. Domenica, altro derby in casa della Valle del Giovenco, magari con qualche elemento nuovo nello scacchiere. E Simone Vitale, 22enne laterale sinistro finora poco utilizzato, l'uomo della provvidenza in casa Pescara. All'ex pezzo pregiato del mercato di appena qualche mese fa bastano infatti 7 minuti per decidere un match che per l'ennesima volta si stava facendo complicato. Due gol importanti quelli di Vitale, il secondo perfino bellissimo, dopo che anche oggi gli era toccato di assistere al match per oltre un'ora dalla panchina. Poi il suo ingresso al posto dell'esordiente è positivo Soddimo al 27esimo della ripresa, una manciata di secondi, primo pallone toccato e il gol. Il tempo di assaporare il gusto del vantaggio è sempre lui, Vitale, marsicano di Balsorano, piazza il raddoppio della tranquillità. E alla fine il Pescara la vittoria la merita, in virtù anche di una qualità del gioco sensibilmente migliorata con l'avvento di Eusebio Di Francesco, che ripropone Dettori in mediana accanto a Coletti, attacco sulle spalle di Sansovini, Zizzari e Ganci. Nella Valle del Giovenco dal primo minuto gli ultimi arrivati Caccavallo e Negro. Mancano Birindelli, Cesare, Rebecchi, Suriano e Nzè. In 2.800 sugli spalti, più di 1.000 i pescaresi. Esaurite le fasi di studio e il Pescara a farsi vedere dalle parti dell'ex Marino Bifulco con Ganci che cerca ma non trova Sansovini a centro area. Poco dopo Soddimo lascia sul posto l'altro ex di Berardino. Avanza, si accentra e lascia partire un fendente che non inquadra lo specchio della porta. 29esimo, la Valle del Giovenco prova la sortita offensiva, proteste per questa spallata di Petterini su Locatelli. Sempre Marsicani in avanti, l'assist dell'esperto De Angelis libera Caccavallo. Tiro immediato che dà solo l'illusione ottica del gol. La gara si infiamma in chiusura di frazione. 45esimo, Mengoni di testa impegna severamente Bifulco. 46esimo, Cobra Bettini sguscia via tra Petterini e Coletti, ma calcia oltre la traversa. Ritmi elevati da subito anche nella ripresa, che si apre con l'inzuccata di Petitto, clamorosamente al lato. Al terzo ancora Valle del Giovenco, vicinissima al gol, ma Pinna è bravo su Caccavallo e Bettini in sequenza. Stringe i denti il Pescara che risponde con la conclusione a giro di Sansovini. Primi cambi, Di Francesco toglie gli impalpabili Zizzari e Ganci nella mischia Carboni ed Artistico. La punta romana si mette in luce con una rovesciata in bello stile e senza grosse ulteriori emozioni arriva il fatidico minuto 27. Nel Pescara entra Vitale che si posiziona esterno di centrocampo, dentro nella Valle del Giovenco la boraggine per Negro. Marsicani con 5 undicesimi della squadra che tre stagioni or sono si impose in Serie D. Punizione di Coletti nel mucchio, Vitale in sacca con la difesa di casa immobile. 34esimo, dai 18 metri, riecco Vitale che si coordina e di collo pieno indirizza la sfera al 7 dove Bifulco non può proprio arrivare. 2-0 e seconda vittoria esterna in cassaforte per il Pescara che raccoglie i meritati applausi dei suoi impagabili tifosi. Valle del Giovenco in crisi e fischiata. Cronaca povera, il Giulianova mostra la solita buona gestione a dispetto dell'età media bassissima. Il Pescara non riesce ad evitare la confusione, così il Giulianova si rende pericoloso col talentuoso Campagnacci, cui risponde Sansovini imbeccato da Ganci. Nulla di che, tanto per segnalare qualcosa. Proteste dei biancazzurri per il goffo intervento di Garaffoni in area, probabilmente con un braccio, che però l'arbitro non sanziona. I minuti passano monotoni fino alla chiusura di frazione, quando Livi è tempestivo nel chiudere sul bene appostato Carbonaro, poi Sansovini va all'inzuccata di testa, fuori di poco. Mentre inizia a piovere, al secondo della ripresa il Giulianova costruisce la palla gol più pulita del match, con Censori che evita il fuorigioco, si presenta davanti a Pinna ma spreca malamente. Dettori in mediana impalpabile, sulle fasce a Soddimo è terminata la benzina, sull'altra corsia Vitale e Petterini non si vedono mai. Di Francesco allora inserisce Zizzari in attacco proprio per lo spento Vitale, con l'intento di alzare quantomeno il baricentro. Le migliorie rimangono teoriche, non reali, così l'unica possibilità di schiodare lo 0-0 è fidata ad un guizzo personale che puntuale si materializza al 30esimo.
Il traversone di Sansovini, lo stop e la girata da applausi sono di Massimo Ganci. Gasparri è battuto, Pescara in vantaggio. Adesso si susseguono i cambi, Bitetto si gioca le carte Schneider di Matteo e Rinaldi, senza risultati apprezzabili. Nel Pescara Carboni e Tognozzi danno sostanza in mediana al posto degli stanchi Sansovini e Soddimo. Non succede più nulla, il Pescara si regala la seconda vittoria di fila e la terza domenica, da quando è subentrato Di Francesco, senza subire gol. In attesa del gioco va bene, il Giulianova ha l'obbligo di rinforzarsi per non veder vanificato l'immenso lavoro di Bitetto con i giovani. Un Pescara caparbio, tenace, ma a livello di gioco ancora poco efficace, porta a casa un punto dal degli Ulivi di Andria, utile ad allungare a 4 la serie di Eusebio Di Francesco, meno a tenere il passo del Verona che rinforza il suo primato. Come nelle previsioni, il tecnico biancazzurro opta per il 4-3-3 col trio offensivo Soddimo, Ganci, Sansovini e quello di centrocampo Coletti e Dettori ai fianchi del rilanciato Tognozzi. Nessuna novità nell'11 di Papagni, con in campo gli ex Pomante, Paolucci e Spadavecchia. L'avvio del Pescara è promettente, buona personalità e pressione costante nella metà campo pugliese. Peccato che tutto questo non si traduca in vere e proprie palle gol, con Spadavecchia praticamente inoperoso nella prima frazione. Sansovini in apertura cerca il pallonetto, poi Soddimo va dalla distanza e questa sarà una costante, perché in fase di rifinitura i biancazzurri latitano. Così, dopo aver menato le danze fino al 28esimo, al primo affondo l'Andria passa. Sugli sviluppi di un corner per il Pescara, i pugliesi costruiscono il contropiede che, complice un pigro ripiegamento, permette l'inserimento a sorpresa di Chiaretti sulla sinistra. Assist per la comoda incornata del francese, sì, al suo 8° centro stagionale. Momento d'oro per il francese. Il Pescara accusa e rischia un altro capitombolo. Anaclerio, lasciato solo in area, non riesce a inquadrare la porta, mentre al 37esimo Pinna rischia grosso in uscita sull'ivoriano Dumbia. Se la cava con un calcio d'angolo. Nel frattempo Papagni inserisce Nicolao al posto dell'infortunato Di Simone. Nella ripresa ancora Anaclerio ci riprova su azione da calcio d'angolo al 9°. Poi il Pescara torna padrone del campo e rialza il baricentro. Entra anche Zizzari per un opaco Soddimo al 20esimo, ma i rifornimenti per gli avanti scarseggiano al cospetto di un'attenta retroguardia pugliese, dove Pomante fa la sua figura. E allora ancora tiri da fuori con Tognozzi, Ganci e Coletti. Ordinaria amministrazione per Spadavecchia. Il Pescara però insiste e alla fine trova la parità. Poco prima della mezz'ora Ganci si conquista e batte un calcio d'angolo sul secondo palo. Perfetta l'incornata di Luca Tognozzi al suo secondo centro stagionale dopo quello con la Valle del Giovenco. Il Pescara vorrebbe anche i 3 punti, ma non ne ha più. Di Francesco mette dentro Carboni e Vitale per Sansovini e Ganci. L'ultimo brivido lo corre la difesa pescarese quando Zanon perde palla e Mengoni è costretto agli straordinari su sì. Dopo 4 minuti di recupero finisce 1-1, risultato giusto, ma per Di Francesco c'è ancora tanto da fare e la sosta potrà tornare utile. Arriva allo stadio Liberati di Terni la prima sconfitta stagionale per il Pescara, versione Eusebio Di Francesco, la 4ª stagionale. Ma è nel complesso una giornataccia per il Pescara, che non può essere mitigata neanche dal pari interno del Verona. Oltre a denunciare i soliti problemi offensivi, sempre presenti nonostante il tecnico pescarese abbia varato il tridente pesante Sansovini, Zizzari, Ganci, tiri in porta nei 90 minuti, 0. Pesano anche le 2 espulsioni maturate ad inizio ripresa, che hanno lasciato la squadra in 9 uomini per oltre mezz'ora e sotto di un gol causato da una amnesia difensiva. C'è rammarico, specie per i 500 tifosi in trasferta, anche perché di fronte c'è stato un avversario come la Ternana che non ha disputato un grande incontro ed ha mostrato limiti di personalità nella gestione tutt'altro che irresistibile del vantaggio numerico e di risultato. Primo tempo equilibrato, ma con leggera preferenza biancazzurra nel possesso di palla. Al 10° sembra essere di buon auspicio la combinazione Zizzari-Sansovini, ma l'attaccante romano spara alto col piede preferito. Debutto pessimo per Dalterio. Dalle sue parti c'è il terramano Piccioni, che specie all'inizio lo supera con grande facilità, come fa al 13°, doppiandolo nello scatto, salvo concludere male. Lo stesso Piccioni dopo un minuto alimenta la torsione di Tozzi Borsoi. Non accade nulla nella parte centrale del tempo. Al 36° e 39° un paio di offside fischiati a Sansovini fanno discutere, in particolare il secondo sembra non esserci e alla ripresa del gioco, sul capovolgimento di fronte, la Ternana passa in vantaggio. Cross di Quonda Matteo dalla destra, sponda le solito Piccioni per il taglio di Concas che brucia in un sol colpo Mengoni e Pinna e con la punta del piede infila l'1-0, sesto gol per l'ex esterno della Carrarese. Con questo punteggio si va al riposo ed il peggio deve ancora venire, perché al secondo della ripresa i propositi di riscatto del Pescara subiscono un duro colpo a causa del raptus che coglie Massimo Ganci, il quale rifila una gomitata a Imburgia.
Massa di Imperia lo spedisce anzitempo negli spogliatoi. Lo stesso Massa non ravvisa alcuna irregolarità sul contatto che vede andare giù Sansovini all'ottavo. Seconda e ultima palla gol per i biancazzurri al decimo. Punizione di Vitale, Mengoni devia appena sopra la traversa. Ma al sedicesimo ecco il secondo rosso, brutta palla di Mengoni per Vitale che già ammonito non trova di meglio che fermare falosamente l'avversario. Inevitabile il provvedimento disciplinare. Alla ripresa del gioco la Ternana va vicino al bis con la traversa di Tozzi Borsoi dalla distanza, poi Pinna e Dettori mettono una pezza sui tentativi di Concas e Piccioni. Entrano Petterini e Bonanni per Zizzeri e Dettori, paradossalmente Pescara tiene bene il campo e mantiene l'iniziativa. La Ternana, pur non subendo vere e proprie occasioni, lascia troppo campo, contrariando il pubblico dei Liberati, che tuttavia tira un sospiro di sollievo in prossimità del novantesimo quando Tozzi Borsoi se ne va centralmente e scarica alle spalle di Pinna il suo settimo gol stagionale, che chiude il match e sancisce l'aggancio degli Umbri al secondo posto. Dopo quattro partite in leggera e costante crescita, questo è il primo passo indietro della nuova gestione e il primo posto è ancora più lontano. Pescara che scivola in classifica e continua a pagare il peccato originale di scelte di mercato sbagliate da Lucchesi e avallate da una società inesperta ma colpevole. La gara col Portogruaro rispecchia fedelmente le tante già viste, anche con Cucureddu in panca. Pescara confusionario con Zizzeri e Sansovini in avanti, mal supportati da Soddimo e Bonanni sulle ali. In mezzo al campo Coletti lotta ma sbaglia tanto, Tognozzi gioca al solito a nascondino. I veneti, pur privi di Matielig, Spinal, Scozzarella e Gargiulo, in pratica il centrocampo al completo, scelgono la velocità, illuminati dal talentuoso Cunico. Così già al quinto, Pinna ringrazia la mira errata di Altinier, ben servito dall'ex Siniscalchi. Nervoso pure capitano Olivi, che ammonito salterà la trasferta di Ravenna. Sempre Olivi è costretto a fermare fallosamente Bocalon al limite dell'area. La conseguente battuta di Cunico si perde alta sulla traversa. Finalmente al ventesimo si vede il Pescara che va vicinissimo al vantaggio con le conclusioni in mischia di Zizzeri e Soddimo, murate dalla difesa veneta. È il momento migliore dei biancazzurri, peccato che Bonanni, in preda a non si sa quale tipo di raptus, rifili una testata ad Altinier a due passi dal guardaline. Rosso logico, eppure l'ex Doriano protesta con un vigore finora mai visto. 33esimo, Altinier gira bene, Pinna si salva distinto. Parte abbastanza motivato il Pescara nella ripresa con Sansovini che si danna, mentre Zizzari, spettatore non pagante, viene sostituito tra i fischi. Un attimo prima il Portogruaro aveva trovato la via della rete, ma in fuorigioco. 25esimo, tra i veneti esce Bocalon, entra Marchi, sostituzione che risulterà decisiva appena 6 minuti più tardi, quando Cunico innesta Altinier sul filo dell'offside e Marchi, salito al rimorchio, la butta dentro senza grosse difficoltà. I tifosi abbandonano la curva in segno di protesta. In campo il Pescara non abbozza nemmeno la reazione. Finisce 1-0 per il Portogruaro, applaudito dallo stadio intero e dall'unico tifoso al seguito. Nella bizantina Ravenna i biancazzurri mettono su un mosaico di buone cose per 45 minuti, frutto di scelte coraggiose di Eusebio Di Francesco, che preferisce Sembroni a Romito in difesa al posto dello squalificato Olivi, e Dettori per appesantire la linea mediana, oggi a 4. Ma la sorpresa vera si chiama Roberto Inglese, classe 91 dalla Berretti, direttamente a fare la differenza in prima squadra. Suo il gol del vantaggio su una traversa clamorosa, ma soprattutto una prova impressionante per qualità e costanza. Ma non basta, perché nella ripresa il Ravenna si sveglia dal torpore e il Pescara si addormenta. Partono forte i biancazzurri, subito intraprendenti con l'ottimo Inglese che al sesto fa le prove e un minuto più tardi fa centro. Il traversone di Soddimo è ciccato da Fasano e per la mezza punta foggiana è un gioco da ragazzi buttarla dentro. Esordio coi fiocchi per Inglese. Il Pescara è padrone del campo, il Ravenna si fa vedere con Piovaccari solo grazie all'errore di Petterini. L'azione non è poi concretizzata da Schiappini. È un lampo, il Pescara torna a premere e trova perfino il raddoppio con Dettori, pescato in un fuorigioco più che dubbio. Un amen dopo, ancora Inglese sugli scudi, dribbling secco su Fasano e missile che timbra la traversa. L'unico sussulto ravennate lo regala l'ex Fabio Giordano.
Botta da fuori che Pinna battezza al lato. In chiusura di tempo Anzalone interrompe con un braccio l'azione pescarese e si becca il giallo. Ripresa. Il Ravenna dà l'impressione di essere squadra diversa. Al nono Gerbino Polo, entrato al posto di Schiappini, non arriva sul suggerimento di Piovaccari, che al quindicesimo si vede chiudere lo specchio della porta dal reattivo Pinna. Sull'angolo seguente Sciaccaluga colpisce il palo su un traversone morbido ma filtrante. Sedicesimo, esce stanchissimo e tra gli applausi Inglese dentro Ganci. Ma è il momento del Ravenna. Gerbino Polo salta anche Pinna, ma si fa ribattere la conclusione da Sembroni. 30 secondi e il miracolo vero lo compie Mengoni, capace in rovesciata di salvare un gol già fatto di Rizzo. Ancora Ravenna e ancora Pinna è bravo su Toledo. Il Pescara soffre ma ha l'opportunità di chiudere il match. Erroraccio di Biserni, Ganci intercetta e appoggia per il libero Sansovini, che si fa ipnotizzare da Anania. E il Ravenna non perdona. 37esimo, azione veloce sulla linea del fuorigioco a liberare Piovaccari, che stavolta fa 1-1. A questo punto il Pescara si chiude a difesa del pareggio senza quasi più rischiare. Finisce 1-1, segnali di risveglio da parte dei biancazzurri, che devono assolutamente ripartire dal primo tempo di Ravenna. I biancazzurri spingono da subito sull'acceleratore, così già al sesto Sansovini va vicino al vantaggio, ma trova la ribattuta della difesa ospite, vantaggio che però tarda di appena 4 minuti. Coletti ci prova dalla distanza, all'estremo Estense e Capecchi non trattiene Dettori, ben appostato in sacca. Inutili le proteste ospiti per una presunta posizione di fuorigioco dello stesso Dettori, per il sardo è il secondo centro stagionale. La SPAL reagisce immediatamente con Quintavalla, che se ne va sulla corsia di destra e poi serve al centro Cipriani, su cui è attento Pinna in uscita. Poco dopo Cipriani troverebbe anche la via della rete, ma si aggiusta la sfera con una mano per superare Pinna. L'arbitro vede tutto, annulla e ammonisce l'ex centravanti del Bologna. Ma è il Pescara a comandare le operazioni. Sansovini è determinato ma sfortunato nei vari tentativi. A cavallo della mezz'ora il romano prima conclude alto, poi non riesce a capitalizzare gli assist di Inglese e Zanon in serie. Ancora biancazzurri in spinta, Dettori stavolta sceglie la soluzione personale, ma Capecchi c'è. E subito dopo Estensi di nuovo in affanno sul traversone basso di Coletti. Il tempo si chiude col solito Sansovini, impeccabile nella preparazione del tiro, che però sfiora l'incrocio dei pali. La ripresa si apre col medesimo canovaccio della prima frazione, 30 secondi, Dettori per Sansovini e mezzo miracolo di Capecchi. Di Bazzani, ex della Contesa come Smith, non v'è traccia fino al secondo, botta fuori misura, decisamente più pericolosa la SPAL con Cabeccia e Cipriani. Al tredicesimo Pinna è costretto ad immolarsi per sbrogliare una difficile situazione. Il portierone sardo rimarrà a terra per alcuni minuti, ma riprende il suo posto con una vistosa fasciatura alla testa. Torna protagonista Sansovini, che in contropiede solitario fa fuori l'avversario diretto, ma conclude debolmente su Capecchi. Ancora Sansovini, siamo al 22esimo, viene trattenuto in area da Zamboni, proteste vane. 28esimo, angolo in favore della SPAL, Ghetti in zucca al lato. Gara sempre vivace, nel Pescara esce Inglese per Ganci, 38esimo, Bazzani è a terra per una botta ricevuta, Zappacosta avrebbe la biglia del raddoppio ma invece di calciare in porta preferisce interrompere l'azione, fair play, poco apprezzato. 40esimo, Mengoni chiude ottimamente su Cipriani, si lotta fino al 50esimo, nel recupero Zamboni impegna Pinna, chiude Ganci che dal limite spara alto. Torna a correre il Pescara domenica a Taranto per altre conferme. Parte forte il Pescara all'ottavo e Taulo a salvare in prossimità della linea di porta. Poco dopo la ripartenza imbastita da Dettori e conclusa da Sansovini e annullata dall'estremo tarantino Bremek. Troppo compassata la manovra degli ionici, Raicic e Taulo non riescono mai a cambiare marcia. Così per imbastire un'azione degna di nota bisogna aspettare il 22esimo, quando Colombini taglia per Scarpa, chiude Bartoletti in uscita. Schema su punizione del Pescara, Bonanni ci prova da posizione impossibile. Decisamente più importante il missile dalla distanza di Coletti, che impegna severamente Bremek.
Un primo tempo scialbo si conclude col riflesso di Bartoletti sul colpo di testa di Scarpa. Ripresa più avvincente che il Pescara gioca dal decimo con Ganci in luogo di uno spento inglese. La sostituzione risulterà decisiva, ma anche il Taranto sembra più motivato e al dodicesimo Russo è caparbio nel dribbling, ma stanco conclude debolmente. Nemmeno un giro di lancette ed è provvidenziale la chiusura di Mengoni su Ferraro, con Bartoletti rimasto a metà strada. Nel Taranto è il turno di Corona, ma è Ganci a fare le prove del gol al ventesimo. Proprio Corona, siamo al ventitreesimo, serve un ottimo pallone in area, ma Scarpa, in posizione regolare, lascia a Ferraro il compito di calciare da posizione privilegiata e puntuale si alza la bandierina dell'assistente. Il Pescara applica alla lettera una delle leggi del calcio. Colombini è goffo nella respinta, ne approfitta Bonanni, tiro ribattuto, arriva Ganci che dal limite fa secco Brenek di giustezza. Gol bellissimo, il quinto personale di Massimo Ganci. Di Francesco allora butta in campo forze fresche, Zappacosta per Bonanni, Zizzari per Sansovini. L'ultimo quarto d'ora è una sofferenza per i biancazzurri. Il Taranto si gioca le ultime cartucce. 41esimo, punizione dai 18 metri di Scarpa sulla barriera. Poi allo scadere Bartoletti è prodigioso da prima su Di Roberto e poi su Scarpa. Fischi per il Taranto, il Pescara vince e sale al secondo posto. Con una ripresa trasbordante dopo un primo tempo timido, il Pescara archivia la pratica Cosenza, ringrazia il Marcianise che ferma il Verona e domenica si appresta a giocarsi un intero campionato proprio in casa degli scaligeri. Sorprese più gradite, i tifosi biancazzurri, oggi in 11.000 sugli spalti, proprio non potevano nemmeno immaginarle. La squadra che Di Francesco schiera nell'undici annunciato continua a palesare evidenti miglioramenti settimana dopo settimana. E il ritorno al gol del generoso Sansovini potrebbe rappresentare quel valore aggiunto necessario nel momento topico della stagione. Il Cosenza, ridotto ai minimi termini da infortuni e squalifiche, fa quel che può, per un'ora tiene, poi perde di colpo la bussola e finisce KO. Decisivo, va detto, l'episodio del calcio di rigore del vantaggio pescarese con conseguente espulsione di Chianello. Ma andiamo con ordine. Come detto, la prima frazione non offre grossi spunti. Sansovini è al solito mobile e al dodicesimo strappa i primi applausi per uno stop sopraffino, poi però viene chiuso dalla difesa filana. Sempre Sansovini a dannarsi l'anima in avanti e di un niente non riesce a trovare la rete dopo aver avuto la meglio nel corpo a corpo con i compassati di Bari e Scognamiglio. L'unica novità rispetto alla Fausta Taranto è Medda, che ci prova dalla distanza costringendo l'estremo calabrese Gabrieli ad un intervento alla garella. Più possesso palla pescarese, ma l'occasione migliore dei primi 45 di gioco capita al veloce Danti, che spreca tu per tu con Pinna. Scampato il pericolo, la risposta biancazzurra è affidata alla sfortunata inzuccata di Sansovini. Poi un paio di iniziative di Bonanni e nulla più. Altra musica nel secondo tempo, che si apre con i calabresi pericolosi all'undicesimo con Scognamiglio e al diciassettesimo con Bernardi, ben smarcato da Virga. Nel mezzo la prima sostituzione determinante di Di Francesco, fuori Tognozzi nella mischia Soddimo, Dettori viene spostato al centro della mediana con Coletti. È un Pescara diverso che adesso spinge forte, traiettoria insidiosa sul piazzato di Bonanni, dalla tre quarti Gabrieli si complica un po' la vita ma si salva con l'ausilio della traversa. 22esimo è la svolta del match e chissà di un campionato intero. Bonanni la mette tesa in area dove Sansovini va giù insieme a Chianello. L'arbitro genovese Zanichelli decreta la massima punizione tra le proteste vigorose dei calabresi. Chianello si becca il giallo in un primo momento, quindi ancora Zanichelli confabula con entrambi gli assistenti e sventola addirittura il rosso allo stesso terzino sinistro rosso-blu. Ganci si incarica di battere la massima punizione e spiazza Gabrieli. Pescara in vantaggio e con un uomo in più, match in discesa. Il Cosenza è frastornato, Pescara in surplus. 27esimo, Soddimo per Sansovini, conclusione deviata. 29esimo, d'azione d'angolo, Sembroni di testa, colpo sicuro, sventa Gabrieli. 33esimo, il Pescara raddoppia, traversone basso dalla sinistra di Bonanni. Sansovini anticipa il marcatore diretto e insacca sul palo lontano. Rotto finalmente l'incantesimo, tutti in piedi per il meritato tributo a Sansogol. Ma non è finita, Bonanni dalla lunga distanza uccella per la terza volta Gabrieli e l'apoteosi.
Subito dopo, proprio Bonanni e Sansovini vengono richiamati da Di Francesco. Resta solo il tempo per annotare il gol della bandiera calabrese, siglato da un indomito biancolino. Ma la festa è già iniziata e il popolo biancazzurro è pronto ad invadere Verona. È una Verona vestita a festa per la concomitanza con la Fiera del Vinitaly, quella che accoglie il Pescara e i suoi 3.000 tifosi per la gara dell'anno in Lega Pro. Scaligeri i primi ma in crisi di identità, due punti dietro il Pescara, rinato dall'avvento di Eusebio Di Francesco in panca, è deciso ad operare il sorpasso. Alla fine i biancazzurri non centrano l'obiettivo pieno, ma dimostrano sul campo di meritare quanto e forse più del Verona di tornare in Serie B. Resta l'amaro in bocca, non tanto per un match tutto sommato equilibrato, ma per la rete che poteva decidere una stagione miseramente annullata per un presunto fallo che le immagini non evidenziano. Il gol di Zizzari, uno che al solo nominarlo fa storcere il naso al pubblico pescarese per una resa ampiamente al di sotto delle aspettative, ma che la zampata vincente l'aveva trovata nella partita delle partite. In un colpo solo poteva cancellare le feroci critiche che si era portato dietro e diventare l'eroe della promozione. Così non è stato, ma il Pescara è ancora lì, consapevole di potercela fare nonostante il tempo ormai scarseggi e l'avanzata del Portogruaro che non t'aspetti, oggi in vetta alla classifica proprio con il Verona. Per il big match il Bentegodi presenta un colpo d'occhio da due serie superiori, in 20.000 sugli spalti, possenti nei cori, i 3.000 e rotti pescaresi che se la giocano alla pari con la voce. In campo c'è il Pescara annunciato, senza Olivi e Tognozzi, al loro posto il valoroso Sembroni e un Dettori tornato per l'occasione a dettare le trame del fulcro nella mediana. Soddimo e Bonanni spingono sulle ali Sansovini e Ganci col compito di infastidire la rocciosa retroguardia giallo-blu. L'approccio del Pescara è devastante, piede pigiato sull'acceleratore, subito due sortite offensive che fruttano altrettanti calcio d'angolo. Ma l'occasionissima arriva al nono, quando dopo una splendida combinazione con Ganci, Sansovini si ritrova tu per tu con l'estremo veronese Rafael, superlativo nel chiudere lo specchio all'ex grossetano. Continua nella spinta l'11 biancazzurro, ancora pericoloso con lo schema sul piazzato di Bonanni. Il Verona, timido e compassato, deve attendere il 18esimo per uscire dal guscio con la girata mancata da Colombo. Il possesso palla del Pescara col passare dei minuti però produce sempre meno possibilità per gli avanti. Così il Verona, con azioni di ripartenza, si fa apprezzare per il diagonale di Berrettoni fuori misura e per l'incursione di Di Gennaro, su cui Pinna è stoico nell'uscita. La frazione va in archivio con un altro intervento di Pinna su Cangi e con l'ammonizione sacrosanta al furbo Berrettoni. Decisamente meno appassionante la ripresa. Nel Verona spazio a Selva in avanti per Colombo, il primo acuto è di marca pescarese. Soddimo, da posizione appena decentrata, non inquadra la porta con l'esterno sinistro. Selva, poco dopo, insacca, ma solo dopo aver commesso fallo su Pinna. Un po' a sorpresa, Di Francesco richiama in panca Sansovini, nella mischia l'oggetto misterioso Zizzari. Nel Verona tocca a Farias, il castigatore del Giulianova, per il positivo Berrettoni. Proprio Farias prova ad impegnare Pinna con una conclusione strozzata. Di Francesco decide di cambiare gli esterni nel tentativo di rinfrescare la manovra. Spazio a Gessa per Bonanni e a Zappacosta per Soddimo. Proprio Gessa, siamo al 41esimo, scaglia un fendente potente ma impreciso. E così si arriva al gol annullato a Zizzari. Sull'angolo di Dettori, Comazzi trattiene l'ex Ravennate e non viceversa, che cadendo riesce ad indirizzare in rete. Gol regolare, al limite il fallo sarebbe del difensore veronese, ma Palazzini di Ciampino, l'arbitro, fischia contro l'attaccante e la vittoria del Pescara sfuma. Chissà, poteva valere una stagione intera. Con i 90 minuti probabilmente più soddisfacenti dal punto di vista del gioco, il Pescara fa fuori la Reggiana e aggancia Verona e Portogruaro in vetta alla classifica.
È passato un girone dalla trasferta di Reggio Emilia, ma sembra davvero un secolo. Biancazzurri all'andata travolti, oggi impressionanti per tenuta fisica, approccio mentale, qualità della manovra. Tre reti, tutte di testa, avversario letteralmente annichilito nonostante il forfè di Bonanni della vigilia. Di Francesco sopperisce con lo spostamento di Dettori a sinistra e riproponendo dal primo minuto Tognozzi. Fin dall'avvio gli 11.000 dell'Adriatico capiscono che Pescara sarà. Sansovini si dà un gran da fare e al sesto impegna Tomasig al termine di un'iniziativa personale strappa applausi. Un solo giro di lancette c'è il vantaggio. Tognozzi, su azione d'angolo, anticipa tutti e insacca. La reggiana, finora timida, tenta la reazione al 21esimo, ma Nardini e Ingari non sfruttano la favorevole occasione. Il Pescara di questo periodo riesce ad incassare per poi colpire. Così tocca a Massimo Ganci, ben servito da Dettori, centrare il raddoppio ancora di testa. Azione molto bella e risultato in cassaforte per i biancazzurri. Unico neo di una prima frazione spettacolare è il cartellino giallo rimediato da Sansovini, che diffidato salterà la trasferta di Foggia. Il tempo si chiude col tentativo proprio di Sansovini senza fortuna. Dopo l'inzuccata alta di Alessi, anche nella ripresa è il Pescara a dominare la scena. Soddimo, siamo al settimo, sotto misura non riesce a capitalizzare il tiro cross proveniente da sinistra. Poi Ganci e Sansovini duettano di prima e la botta dell'ex grossetano trova pronto Tomasig. Di Francesco richiama Ganci e Sansovini nella mischia Zizzari e Gessa. Il Pescara, pur controllando, continua a spingere e al 29esimo arriva il tris firmato Tommaso Coletti. Adesso le attenzioni generali si spostano ai risultati provenienti dagli altri campi e la domenica di gioia del Pescara è completa. Si interrompe a Foggia la serie positiva e soprattutto il sogno di promozione diretta in B del Pescara. Perdono i biancazzurri pur non disputando una prova incolore. Almeno il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, ma non avrebbe cambiato il corso generale delle cose. Il grande salto, a meno di improbabili coincidenze positive, è un discorso a due tra Verona e Portogruaro. La partita, come molti alla vigilia l'avevano etichettata, è risultata tale. Uno stadio Zaccheria riempito come non mai quest'anno attende i 700 impavidi pescaresi confinati nell'angusto settore ospiti. Sfottò tanti, ma nient'altro, meglio così. In campo nel Pescara non c'è lo squalificato Sansovini, assenza pesantissima per via della lenta e compassata difesa foggiana che il sostituto Zizzari non riesce mai ad impensierire seriamente. Conferme per Dettori e Soddimo sulle fasce, solo panchina per l'informissima Gessa e Bonanni. L'avvio del match è tutto del Pescara, vicino al vantaggio con le deviazioni sotto misura mancate d'un soffio da Zizzari e Olivi. O subito dopo, con la conclusione strozzata dal limite dell'impalpabile per il resto, Tognozzi. L'occasionissima al 12esimo. Su azione d'angolo, Mengoni schiaccia di testa botta sicura ma timbra la traversa. Insomma, un Pescara determinato, Foggia alle corde. Così ci prova anche Ganci, senza fortuna. Ma come spesso accade nel calcio, la prima incursione dei Satanelli è letale. Il lancio dalla mediana è di Agnelli, la tattica del fuorigioco pescarese non funziona e per Millesi è un gioco da ragazzi battere l'incolpevole Pinna per il primo centro stagionale con la maglia rossonera. La reazione del Pescara non è veemente come ci si potrebbe attendere, ci vuole un po' per riorganizzarsi, ma la pressione si esaurisce con la botta da fuori di Petterini e con la più pericolosa girata al volo di Ganci in area con tanto di proteste per un presunto fallo di mano. La ripresa si apre con altre proteste, stavolta legittimate anche dalle immagini, per la trattenuta in area di Zizzari da parte di Didio. L'arbitro lascia correre. Qualche minuto dopo, gol annullato, giustamente, a Zizzari per fuorigioco. Non è il Pescara dell'avvio di partita, ma il gol sarebbe un premio più che meritato. Di Francesco richiama Coletti e inserisce Gessa, che si posiziona a destra. Soddimo passa sulla fascia opposta, Dettori affianca Tognozzi in mezzo. Si rivede il Foggia favorito da un erroraccio della difesa pescarese. Ceccarelli però divora il gol del raddoppio.
Foggia che dal 25esimo resta in 10 per l'espulsione di Agnelli. 27esimo il traversone teso e di Soddimo, l'incornata vincente di Olivi, ma ancora una volta si alza la bandierina del primo assistente ad invalidare, pure stavolta giustamente la rete. Spazio a Bonanni per Soddimo, ultimi assalti pescaresi. Ci prova Ganci in due occasioni, ma nulla da fare, la porta difesa da Milan è stregata e il Foggia incamera tre punti fondamentali in chiave salvezza per il Pescara, sogni rimandati ai play-off. Il Pescara fa il suo battendo il Potenza, il miracolo che non t'aspetti di Rimini e Cosenza con Verona e Portogruaro, e il discorso promozione si riapre clamorosamente anche per i biancazzurri. Accade tutto e il contrario di tutto in una domenica vissuta dai 10.000 dell'Adriatico con gli occhi al campo e le orecchie alle radioline per gli aggiornamenti dagli altri campi. Ebbene dirlo subito, il Potenza, nonostante la retrocessione d'ufficio, non regala nulla ad un Pescara che dimostra di aver dimenticato la negativa Foggia con un approccio impressionante per intensità e qualità. Di Francesco cambia qualcosa in difesa, dove Medda e Vitale sono preferiti a Petterini e Zanon. Zizzari è squalificato, Sansovini torna a guidare l'attacco. Spazio alla Marcordi in tribuna con Max Allegri e Giovanni Galeone, che dispensano abbracci e saluti ad una piazza che non li dimenticherà mai. Chapeau anche alla trentina di supporters lucani, presenti a difesa della maglia. Come detto, il Pescara parte subito forte. Al primo botta al volo di Ganci che colpisce l'ex Frezza. Un paio di minuti e ancora Ganci, da ottima posizione, ad impegnare Della Corte. Ma il gol è già nell'aria e al quarto tocca a Sansovini buttarla dentro. L'assist è di Ganci, il diagonale di Sansogol è preciso e la sfera si insacca all'angolino basso. Trovato il gol, il Pescara però col passare dei minuti tende ad abbassare i ritmi. Così al 12esimo l'ex Val di Sangro, Iraci, ci prova da fuori. Intanto arriva la notizia del vantaggio del Rimini sul Verona, grazie al potentino Doc Nolè. Torna a farsi vedere in avanti il Pescara col colpo di testa di Mengoni, ma il Potenza è tutt'altro che arrendevole. A lato la conclusione di Magliocco. 39esimo, si fa male Sansovini ed è costretto ad uscire, entra Soddimo. Comunque pare niente di grave, l'attaccante ex Grosseto dovrebbe esserci a Marcianise. In chiusura, spettacolare contropiede dei biancazzurri. Rilancio lungo dalle retrovie, Ganci prolunga al volo per Gessa, che però calcia debolmente a tu per tu con Della Corte. La ripresa si apre col raddoppio del Pescara. Soddimo riceve palla, spalle alla porta, movimento da prima punta, girata veloce e destro vincente. 2-0 e partita chiusa? Nemmeno per sogno, perché il Potenza non molla la presa e il Pescara invece si accontenta. 14esimo assist di tacco di Magliocco a liberare Catania, che tenta senza fortuna il lob a giro. Di Francesco richiama Bonanni per Zappacosta. 16esimo ci vuole il miglior pinna sull'iniziativa di Profeta, che poco dopo lascia il campo ad Aquino. 27esimo gol dei lucani, azione veloce di ripartenza, Magliocco apre per Aquino, su cui è prodigioso ancora una volta Pinna, poi De Simone sulla ribattuta in sacca. È costretto a soffrire il Pescara nel quarto d'ora finale, mentre si susseguono i boati del pubblico per il pari del Cosenza a Portogruaro e per la sconfitta del Verona a Rimini. Termina con lo stadio in festa, tutti pronti all'esodo di Marcianise. La beffa nella coda. Il Pescara accarezza per un'ora e mezza la B, ma il sogno si infrange sulla rete del Portogruaro allo scadere in quel di Verona. Dall'ultima giornata comunque il Pescara incamera il regalo del secondo posto, traguardo da non buttare, per nulla scontato poco tempo fa. A Marcianise i biancazzurri vincono quasi in scioltezza.
Troppo evidente la differenza tecnica e di motivazioni con i campani ormai salvi e in clima di smobilitazione per l'abbandono del presidente Bizzarro. Finisce 3-2 per il Pescara, che già al nono è in vantaggio col positivo Soddimo, schierato da seconda punta al posto dell'infortunato Sansovini. Poi però i biancazzurri si siedono un po', sprecano occasioni in serie e il Marcianise agguanta il pari alla mezz'ora con un colpo di testa di Tedesco. La sensazione è chiara, il Pescara nella ripresa farà suo il match. Così, al terzo della seconda frazione, tocca a Ganci timbrare l'ottavo sigillo personale per il nuovo vantaggio. Ancora una miriade di possibilità di andare in rete e il tris arriva con Zizzari, che finalmente si sblocca. Rimane il tempo di fare le prove della festa, di abbandonarsi a qualche lacrima per la rete di Bocalon e nulla più. Anzi no, il Marcianise aveva accorciato le distanze con Galizia. È noto ai playoff, un pareggio in trasferta è roba buona e il Pescara lo 0-0 di Reggio Emilia se lo tiene stretto, pur tra mille recriminazioni per una vittoria, meritata senza alcun dubbio, sfumata in un finale iellato. Resta la prestazione dei biancazzurri, che fanno un passo importante verso la qualificazione, reggiana mai pericolosa e sovrastata sotto tutti i punti di vista. Già perché l'11 di Eusebio Di Francesco controlla il primo tempo per affondare stilettate micidiali nella ripresa. Peccato per la solita anemia offensiva. Comunque i 2500 tifosi al seguito applaudono convinti. Il Pescara c'è ed è ciò che conta. Si diceva di una prima frazione compassata, ritmi blandi, le fasi di studio si protraggono a lungo. Così, alla timida iniziativa in avvio di Sansovini, risponde la telefonata di Girelli all'attento Pinna. Resterà l'unico intervento del portierone sardo. Poche occasioni, ma è il Pescara a gestire il match, che Coletti prova ad accendere intorno alla mezz'ora con un paio di conclusioni fuori bersaglio. In pieno recupero il sussulto che non t'aspetti della reggiana. Saverino arma il sinistro, palla di un niente al lato, sospiro di sollievo per la curva Mazza, trasferitasi in blocco al Giglio e via negli spogliatoi per una ripresa che si dimostrerà molto più divertente. La sensazione non cambia, il Pescara comanda le operazioni in virtù anche di una condizione fisica nettamente superiore. Al pronti via comunque la reggiana dà il meglio di sé, discreto approccio ma in concreto va registrata la sola fiammata dello spilungone Ingari che va giù in area e protesta. L'ottimo Bagalini di Fermo, arbitro con la promozione in saccoccia, lascia giustamente correre. Di qui in avanti solo Pescara, terzo, gessa dall'affondo per la volée al lato di Sansovini. Quinto, ancora Sansogol, a tempo e spazio per liberare il destro. Stessa sorte, un amen più tardi per la conclusione di Ganci, che al quindicesimo impegna Tomasig, costretto a rifugiarsi in angolo. È una specie di assedio. Dettori a colpo sicuro, sempre l'estremo emiliano a salvare. Il caldo si fa sentire, Di Francesco richiama Sansovini e inserisce il fresco Soddimo. Minuto 37, applausi generali per il fair play di Ganci che rinuncia all'angolo conquistato con un reggiano a terra. Così, mentre i locali scompaiono dal campo, il Pescara lancia il rush finale, che Di Francesco si gioca con Zizzari per l'esausto Ganci. 45esimo, devastante ripartenza di Gessa, ma la mira è fallace. E poi, all'ultimo respiro, l'occasionissima con la botta a colpo sicuro di Soddimo che quasi disarciona il palo alla destra di Tomasig. Pescara sotto la curva degli impagabili, con questa intensità qualificazione molto vicina. Pescara alla finalissima in scioltezza, già perché i biancazzurri fanno fuori una spenta reggiana, capace in una sola occasione nella ripresa di rendersi pericolosa. L'atmosfera playoff è garantita dai quasi 15.000 dell'Adriatico. In campo il Pescara domina in lungo e largo, gli emiliani deludono perfino sul piano agonistico. Di Francesco conferma lo stesso 11 dell'andata, i recuperati Bonanni e Zizzari partono dalla panchina.
panchina. Ganci riveste i panni del trascinatore, così dopo le prove al pronti via, al 17° il bomber biancazzurro capitalizza l'invito di Sansovini dalla sinistra e infila l'estremo reggiano Tomasig. Nono sigillo personale per Ganci e match che si mette in discesa. Gli emiliani, che danno l'impressione di aver finito da un pezzo la benzina, affidano la risposta a Maschio. Tutto qua, poi solo Pescara, pericolosissimo al 32° con l'incursione di Sansovini, che supera pure Tomasig, ma da posizione decentrata non inquadra lo specchio della porta. Ancora Sansovini protagonista, prima sul suggerimento di Gessa, quindi allo scadere ruba palla all'impacciato Zini e assiste Ganci, nulla di fatto. La reggiana ha già bruciato il poco che aveva, il Pescara passeggia anche nella ripresa, che si apre con l'incursione di Dettori e con la splendida rovesciata dello sfortunato Sansovini. Mister Dominissini tenta la mossa dei cambi, ma nemmeno l'ingresso di Ferrari e Romizzi cambia il canovaccio del match. Il Pescara spinge ancora con i soliti Sansovini e Ganci. Bravo Tomasig sulla conclusione dell'ex salernitano. Al 20° per la prima volta è costretto ad intervenire Pinna sul tiro della distanza di Saverino. È tempo di cambi anche nelle Pescara. Di Francesco richiama gli esausti Ganci e Sansovini nella mischia Soddimo e Zizzari. E quando la gara si avvia verso la conclusione, due fiammate. La prima è di marca reggiana col cross di Nardini e chiusura provvidenziale di Olivi. La seconda è di marca biancazzurra e mette la firma sulla qualificazione. Zizzari, partito sul filo del fuorigioco, supera Tomasic per il 2-0 definitivo. Sugli spalti parte la ola, ora sotto col Verona. Soffre all'inizio, reagisce, piazza due colpi quasi letali nel mezzo e becca un gancio in pieno volto all'ultimo secondo. Sfuma allo scadere la vittoria che per il Pescara significava mettere un piede e mezzo in Serie B, ma guai a rammaricarsi troppo. Il 2-2 va visto nell'ottica dei 180 minuti, i biancazzurri fanno un figurone e dimostrano di essere più in palla di un Verona comunque rinfrancato dalla cura Vavassori. Bene, anzi benissimo il Pescara, perché la dormita generale della difesa all'alba del match, capitalizzata dal redivivo Ciotola, avrebbe potuto segnare in maniera pesante la volata alla cadetteria. Ma il Verona, nonostante il cadeau, è costretto da subito al ripiegamento difensivo. Dopo una fase molto tattica, infatti, il Pescara tira fuori gli artigli con la mazzata da fuori di Dettori, su cui Rafael è prodigioso. Il sorprendente 4-3-3 proposto da Vavassori in chiusura di frazione tenta il colpo del KO, ancora con Ciotola che però non inquadra lo specchio. Di Francesco carica a dovere la squadra nell'intervallo e l'avvio di ripresa del Pescara è devastante. Due tiri dalla bandierina in serie e la spinta asfissiante produce la conclusione di Sansovini, che pugliese para con un braccio sulla linea di porta a Rafael battuto. Calcio di rigore ed espulsione di Pugliese. Verona in 10 e acciuffata dalla trasformazione impeccabile di Massimo Ganci. I 1903 tifosi biancazzurri sovrastano i 14.000 di marca gialloblu. Eccezion fatta per un lampo di Berrettoni, adesso il Pescara domina la scena, grazie anche ad una migliore condizione fisica. Spingi, spingi e il 2-1 è confezionato sull'asse Zanon-Sansovini. Cross teso e preciso, inzuccata mortifera e via sotto la curva a gonfiare il petto. Manca più di un quarto d'ora, non poco per chi come il Pescara, che in tutto riesce tranne che nella gestione ragionata della contesa. Così ci vuole super Pinna su Berrettoni. Zizzari è entrato al posto di Sansovini, si addormenta senza un perché e brucia la biglia dell'KO. Errore pesante, perché di lì a poco il salernitano Baratta inventa l'ultima punizione e Russo inventa la magia del definitivo e beffardo pareggio.
Un'autentica prodezza di Massimo Ganci sancisce il ritorno in Serie B del Pescara dopo 3 anni di assenza. È il 13° della ripresa quando l'attaccante, ancora una volta decisivo, scocca da oltre 20 metri, un tiro carico d'effetto che non dà scampo a Rafael. Gol bello e pesante, come nello stile dell'attaccante milanese, 3 gol nei playoff. Un gol che rompe finalmente l'equilibrio tra Pescara e Verona, durato 3 partite con altrettanti pareggi. Uno spettacolo allo stadio Adriatico che si è andato riempiendo sin dall'apertura dei cancelli alle 14, uno sventolare incessante di sciarpe e bandiere che regalano una coreografia da brividi. Poco più di 2000 i tifosi del Verona sistemati in curva sud, tante le personalità sugli spalti, nelle immagini il campione del mondo Massimo Oddo con Papa Franco, l'ex presidente del Pescara Vincenzo Marinelli, l'ex arbitro Gianluca Papares. Formazioni: Di Francesco sceglie Bonanni nel luogo dello squalificato Tognozzi e riporta al centro Dettori. Vavassori conferma l'11 del Bentegodi con l'unica variazione forzata, c'è Bertolucci per Pugliese. Inizio contratto per il Pescara, il primo squillo è Scaligero dopo 2 minuti, dopo un errore di Coletti, discesa di Ciotola e, a seguito di un rimpallo, conclusione alta di Berrettoni. Quarto, spunto di Gessa, steso da dietro da Bertolucci, giallo per il terzino e seguente punizione di Bonanni sulla barriera. Le prove generali del gol, Ganci le fa al 7°, Coletti sradica il pallone dai piedi di Russo, Ganci prova dalla distanza, palla al lato. Ma il Verona a fare più possesso di palla nella prima parte, Berrettoni è molto attivo e all'11° recapita un buon pallone a Bertolucci che in tuffo non inquadra la porta. Stessa sorte al 20° per Ciotola che gira al lato l'invito di Garzon. Superata la mezz'ora il Pescara accelera, ancora col solito Ganci che lascia sul posto Anselmi e trova lo spazio giusto, sinistro però debole e strozzato, blocca Rafael. 32° Ganci ispira Bonanni, cross basso, Sansovini è in ritardo. Sul capovolgimento di fronte Pinna ha vita facile sulla conclusione di Ciotola, Sansovini non impensierisce l'estremo ospite, quindi proteste veronesi per una trattenuta in area di Zanon su Colombo. Ostinelli di Como fa proseguire. Il Pescara che esce dagli spogliatoi nella ripresa ha la convinzione di chi vuole chiudere il discorso al più presto e rifiuta l'ipotesi tempi supplementari. Ganci il primo va via sulla sinistra, Bertolucci in qualche modo anticipa Gessa. Dal seguente corner velo di Dettori e gran botta di prima intenzione di Coletti che fa gridare al gol, fuori di un niente. Ma l'esplosione è rinviata di 10 minuti, ci pensa Ganci, riceve da Bonanni, nessuno accorge su di lui e allora fa partire il destro, palla all'incrocio, Rafael un po' fuori, sfiora appena, 1-0 e il bomber va a raccogliere l'abbraccio della tribuna. Inizia la girandola di cambi, subito Di Gennaro per Bertolucci e Vitale per Bonanni. Proprio Vitale è anticipato di un soffio da Garzon al 20°. Entra anche Rantier per il Verona ed il francese si fa notare al 28°. Di Francesco cambia l'attacco a cavallo della mezz'ora. Escono Sansovini e Ganci, entrano Soddimo e Zizzari. Al 33° Vitale in spaccata quasi prende in controtempo Rafael. Al 38° l'ultimo sussulto di un Verona che non ne ha più è di Andy Selva, appena entrato. Solo stacco sul traversone di Kanji, ma Pinna blocca sicuro. Al 43° Zizzari va vicino al bis, triangolo con Soddimo e destro potente che scheggia il palo. Nei 5 minuti di recupero Soddimo nasconde il pallone ai veronesi, non si gioca più. Trombe, sciarpe e bandiere accompagnano il conto alla rovescia che culmina al 50° col triplice fischio finale. Il Pescara è di nuovo in Serie B e con una dirigenza così forte qualcuno già sogna il doppio salto, ma ora si pensa alla festa.